Salve a tutti, io sono DolonGamer e bentornati su World of Tanks, il gioco free to play che potete scaricare dal link in descrizione e che vi permetterà di comandare oltre 600 fantastici carri armati divisi in 5 categorie principali. Con essi potrete scendere sul campo di battaglia e affrontare decine di nemici in oltre 40 mappe assieme ai vostri compagni. Quindi, se siete alla ricerca di un videogame che non dovete nemmeno pagare e che vi accompagnerà per centinaia di ore di gioco, beh, World of Tanks è sicuramente il titolo che fa per voi. Scusate, perché l'atmosfera qua nella foresta è diventata così tanto inquietante? Oh, buongiorno! Signori, se non lo sapeste, c'è una nuova modalità di gioco PvE che terminerà il 2 novembre, quindi per l'uscita di questo video avete poco tempo, quindi correte assolutamente a giocarci cliccando sul link in descrizione e tutte cose, che si chiama Progetto Babylon. Peraltro vi faccio notare questo meraviglioso carro pesante da sfondamento. Ecco, una roba del genere te lo sfonda proprio di brutto, eh? Non che servissero altre conferme. Morale della favola, il Progetto Babylon vi metterà alla guida di 6 veicoli che avranno delle abilità uniche. Sarete in un mondo completamente devastato e dovrete effettivamente cercare di completare diversi obiettivi. Avrete a disposizione il Vespa, il Cerbero, il Doppio, il Granatiere, Malachite e la Legio Ferrata. Oh, ragazzi, sarà una modalità veramente incredibile in una versione alternativa del nostro mondo in cui le cose sono andate decisamente molto ma molto peggio. Come già dimostrato dal trailer che è uscito negli scorsi giorni. Sì, beh, diciamo che è un mondo in cui decisamente non volete vivere, figlioli, ma in cui vi ritroverete a combattere. Siete pronti a scendere nel campo di battaglia in questo caso? Ah, buona fortuna gente, buona fortuna. Ma, ciancio alle bande, ritorniamo alla nostra modalità standard a cui siamo abituati. Sì, certo, questo povero carro Valentine 2 è giusto un attimino inferiore come statistica rispetto a quelli che abbiamo appena visto, ma non fateglielo notare più di tanto. Essendo un carro armato leggero, potrà sbissiare velocemente lungo le linee nemiche, avrà un ottimo controllo, avrà una pessima resistenza. Appena prendi un sassolino, questo esplode. Se ti caga un piccione, esplode comunque. Questo esplode a prescindere, eh. Se uno dei tizi dentro scureggia troppo forte, esplode. Ma vabbè, come ho detto, è perfetto ad esempio per la ricognizione e comunque un po' di danni li fa, eh. Probabilmente un paio di smart riesce anche a danneggiarle pesantemente. Allora, vediamo di montare un equipaggiamento decente qui. Tempra migliorata assolutamente per cercare di migliorare un pochettino la resistenza del veicolo. Potremmo cercare di aumentare del 10% il mimetismo, così saremo più difficili da individuare. E potremmo migliorare anche la velocità di puntamento. Ma sì, dai figlioli, meglio abbondare. E voilà, ottimo, direi che ora siamo pronti a partire. Ok, devo ricordarmi io stesso tutte le regole di base. Ad esempio, Lon, fai schifo al cocchio, assolutamente non andare in prima linea, ma nasconditi dietro i carri armati dei tuoi colleghi. Oh, ma guarda che bella giornata per andare in montagna. Fino a un peccato che probabilmente ci morirò fra atroci sofferenze. Allora, guardando la mappa ci sono letteralmente tre percorsi. Un sentiero in questa direzione, un sentiero nell'altra. Oppure possiamo passare per il centro città. Sembra che la maggior parte dei nostri colleghi voglia passare per il sentiero centrale, dove immagino che incontreremo anche la maggior parte delle truppe nemiche. Non c'era bisogno di abbattere tutta la natura però, ragazzuoli. Ok, cerchiamo di trovare dei punti dietro i quali nasconderci. Dobbiamo fare attenzione perché potrebbero aprirci il fuoco direttamente dalla città. E per contro anche noi potremmo utilizzare la medesima tattica. Signore, mi ha sgraffiato la fiancata. Ed in effetti c'è un carro armato nemico laggiù. Vediamo un po' se riusciamo a colpirlo. Ah, non sono stato così tanto fortunato, però l'idea non mi dispiace. Allora, mi riparo qua dietro. Aia, abbiamo dei carri armati di fronte a noi. Dannazione, c'è un cacciacarro là davanti che ci sta dando del filo da torcere. Collega, scusi, scusi, prego, ormai vado avanti. Ha scelto lei questa strada? Oh, oh, il nostro collega là davanti invece sta passando un brutto quarto d'ora. Ho visto che le nostre artiglierie lo stavano colpendo dall'alto. Wow, e l'hanno distrutto. Bene, ora possiamo dire di avanzare. Qualcuno mi ha individuato? Ok, controlliamo che non sia dalla città, che sarebbe un bel problemone. Ottimo, un altro carro medio abbattuto, soprattutto grazie all'ausilio della nostra artiglieria che sta facendo il grosso del lavoro. Weila! Sai, questo era un colpo di artiglieria. C'è un carro pesante laggiù, c'è un carro pesante laggiù. Ecco, razza non perforata, lo so. Con la mia piccola canna non posso fare i miracoli. Non posso, riusciamo a fargli dei danni. Niente, non riesco a fare praticamente nulla. Ok, posso tirare i colpi del nemico. Tanti nostri colleghi magari riescono a fare qualcosa che non sarebbe male. Ok, i nostri colleghi lo stanno danneggiando. Ha un principio di incendio, perfetto. Perfetto, vediamo un po' se riesco a fargli danni da qualche parte. E dai! Oh, 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 mi stanno colpendo frontalmente. Credo che il danno sia stato di rimbalzo effettivamente. Dove è andato? Non ho capito se si è spostato, mi sono distratto per una frazione di secondo.
Ah, questo l'ho sentito. Danneggiati i cingoli, ragazzi, ragazzi, ragazzi. Cercate di riparare il tutto. Mi sono distratto per una frazione di secondo. Oh, un carro armato medio sta cercando di conquistare la nostra base. Sta attaccando l'artiglieria sommovente. Devo cercare di tornare indietro. Questa battaglia è più complessa del previsto. Vediamo un po' se riesco in qualche modo a colpirlo. Vai. Ok, perfetto, 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 perfetto. Continua a colpirlo, continua a colpirlo. Salve signore, come va? Tutto bene? Sta passando una buona giornata? Come siamo stati sconfitti? Ah, a quanto pare sono riusciti a prendere la base. Non me ne sono accorto purtroppo. Ero troppo concentrato a sparare a quel carro armato pesante. Signori, dove siamo di bello quest'oggi? Ma che bel castello laggiù. Possiamo fare un po' un giro turistico? Mi sa che ci troviamo in qualche paese dell'est. Se dovessi ipotizzare. Allora, segui i colleghi Lonino, mi raccomando. La tattica che funziona non si cambia. E che è fino a un peccato, qualcuno potrebbe bombardare i monumenti locali. Sarebbe proprio da teste di minchia, eh. Allora, in queste mappe io preferisco nascondermi dietro i vari edifici e fare attenzione, perché se passiamo sopra la collinetta dove c'è la linea ferroviaria, invece, saremo vulnerabili agli attacchi del nemico. È sempre meglio stare belli rasenti. Oh, qualcuno mi ha individuato. Vai indietro, vai indietro, vai indietro. Si tratterà sicuramente della sua artiglieria semovente. Caspita, sembra che siano tutti qua. Hanno un bel po' di cacciacarri. Aspetta, c'è un carro armato medio sulla collina. L'ho visto per una frazione di secondo. Ah, c'è quest'albero davanti. Lo posso abbattere l'albero? No, volevo abbattere l'albero, scusi. Occhio, 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 c'è qualcuno là sopra. È fuori dalla mia linea di tiro, purtroppo. Volevo provare ad avanzare, anche se c'è un carro armato pesante. Ma siete scemi. Buongiorno, signori, che fate di bello? Miseria, mi hanno schivato per pochissimo. Sì, sì, sono tutti qua, ci sono due carri armati pesanti. Ok, direi che è meglio spostarci in un'altra zona. Qui c'è decisamente troppo pericolo. La maggior parte dei nostri colleghi con i carri pesanti hanno deciso di passare dall'altro lato. I furbacchioni. Ok, vediamo un po', possiamo utilizzare i treni come copertura. Ce la faccio, scusate, sono un po' lentino. Sono un po' ingrassato. Qualcuno mi ha individuato, si tratterà dell'artiglieria semovente. Quasi sicuramente. Oh no, avevo un carro armato pesante alle spalle? Sì. Direi proprio di sì. Ok, ok, la sua corazza non perforata. Perché i miei colpi non fanno nulla? Dai. Ok, abbattuto. Perfetto, un carro armato pesante in meno di cui preoccuparci. Le nostre forze sono pressoché uguali. Siamo 3005 noi, 3007 loro. Ah, finalmente hanno messo quell'indicatore. Erano anni che lo volevo. Ok, ho trovato un collega. Buongiorno signore. Voi carri pesanti state giocando troppo sulla difensiva, onestamente. Direi decisamente troppo. Dov'è, dov'è, dov'è? Eccolo laggiù, eccolo laggiù. Ah, sto muovendo troppo. Ciao caro. Forse l'ho preso? L'ho distrutto. Incredible, ma vero, l'ho distrutto. Perfetto. E che stanno comunque avendo la meglio loro, perché hanno una netta superiorità numerica, per quanto sono molto più danneggiati di noi. Ah, non adesso i cingoli, non adesso i cingoli. Dove sei? Ah, è al di là del muretto. Speravo di potergli sparare. Ok, provo ad avanzare. C'è un altro medio laggiù. Eccolo, 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 eccolo. Preso. Un po' di danni li hanno fatti, che sono in campo aperto, quindi devo levarmi dalle scatole. Siamo in fin di vita. Restiamo io e un altro tizio. Aspetta. Sparagli le spalle, sparagli le spalle. Ricarica, 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 ricarica. Veloce, 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 veloce. Non posso fare miracoli. Non posso fare miracoli. Dai, dai, dai. Ce n'è anche uno laggiù, ce n'è anche uno laggiù. Salve signore. Ricarica, ricarica. Ah, mi hanno dato giù i cingoli. Riparati i cingoli, riparati i cingoli. Dannazione della corazza non perforata. Aia, aia, aia. Di rimbalzo, ma per davvero? Lo abbatto, ormai lo batto, ormai lo batto. Tanto sono comunque bello che morto. Ma che sfiga assurda. Ma è un complotto intergalattico. Ah, aspetta, quello è il mio collega. Ah, ok, l'ho battuto. Sono in fin di vita, ma almeno questo l'ho battuto. Resto solo io contro 5 carri nemici. Ehi, miracoli, che li posso fare pure io. No, 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 no. Aspetta, aspetta, aspetta. Vai, 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 ricarica, 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 ricarica. Ok. Oh, maronne. No, non la vinco. Perché, va bene, ho due dietro. E sono messi molto, molto meglio del sottoscritto. E ho i cingoli pesantemente danneggiati. Ma almeno un po' mi sono fatto valere. Salve, signore. Ah, no, 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 buono, 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 buono. Vai, buono lì. Stai buono lì. Aia. Hai fatto proprio una cifra male. Aiuto, 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 aiuto. Aspetta. Porca miseria. Mi sto facendo prendere un attimino dall'ansia. E che appena arriva l'altro, mi ammazza alla velocità della luce. E dai, e dai, dov'è, 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 signore? No, mi ha preso la tortizia alle spalle. Oh, sono tutti molto agguerriti quest'oggi, qualcosa di incredibile. Fun fact, con i carri leggeri non c'ho proprio mai fortuna, quindi passiamo invece ai carri medi. Sì, sono un attimino meglio rispetto a quelle micro machine di carri che avevamo prima. Hanno effettivamente una potenza di fuoco e una resistenza maggiori. La canna è un pochettino più seria. Certo, la manovrabilità non è delle migliori e anche il mimetismo lascia un po' desiderare, quindi nascondersi dietro i cespuglietti
potrebbe non essere sempre così facile. Allora, come dico sempre io, vai subito su di Tempra, vediamo di brandeggiare più rapidamente e... Oddio, il mimetismo serve fino a un certo punto, se vogliamo essere onesti. Potremmo magari puntare sul rivestimento antischegge, così riduciamo i danni di determinati proiettili, aumenta la protezione dell'equipaggio all'interno. Sì dai, mi sembra un buon investimento. Ok, incrociamo le dita. Oh no, siamo di nuovo nella mappa di prima, solo che questa volta mi trovo dalla parte opposta. Ok, questa volta la zona centrale la evito come la peste. Proviamo a vedere se riusciamo a combattere meglio da quest'altra parte. In verità sono perito parecchie volte in questa mappa, perché non ci sono troppi punti in cui potersi nascondere. Ammetto, non mi dispiacerebbe tentare la mia fortuna in città. Tuttavia mi sa che i carri armati pesanti andranno in questa direzione. Vero che voi andate a sinistra? Dai, no. Ma come? Ma perché tutte le mie teorie devono essere confutate in questo modo? Ah, vedo che i carri armati medi... Oh, non è che ci siamo messi d'accordo? Vanno tutti da questo lato. No, sparate che pigliate magari un condor. Ok, dobbiamo fare attenzione perché siamo in salita. Quindi è molto peggio per noi e molto meglio per il nostro nemico. Ci sono pochi punti dietro ai quali ripararsi. E c'è già un Excelsior. Vabbè, dai, ma allora ditelo che siete bastardi. Occhio! Artiglieria nemica che ci sta già facendo il culo a strisce. Oddio. No, siamo in un brutto punto perché la mia canna più giù di così non può andare. E quindi sono vulnerabile agli attacchi del nemico che si trova là davanti. Wow, la nostra artiglieria invece l'ha preso in pieno. Ottimo lavoro. Ok, tutti di qua. Sono tutti di qua. Dobbiamo aspettare che avanzino, figlioli. Ritiratevi perché sennò ci morite come dei poveri deficienti. Era quello che stavo cercando di dire, effettivamente. Bravo, vedo che hai capito. Non mi sembra il caso di stare in prima linea. Attendiamo l'avanzata del nemico. Peccato per sto carro che è un po' in mezzo alle balle. Wow, ok, la nostra artiglieria l'ha mancato. No, l'ha colpito, come non detto, forse il nostro collega. Dai, fatelo fuori, è un medio in meno. Non sarebbe poi così tanto male. Wow, stavo cercando di spostarmi, ma... Oh, porca miseria. Wow, ok, 335, li abbiamo fatto dei danni seri, non noi direttamente, ma insomma ci siamo capiti. Ok, perfetto, carro armato pesante nemico abbattuto. Vediamo un po' se riusciamo ad attaccare qualche medio. Oh, che non sarebbe male, aspetta. Sono in un brutto punto. Vai più su. Sarò più facile da individuare dall'artiglieria nemica. Questo è un dato di fatto. Stessa cosa dicasi anche per i miei colleghi. Ok, era esattamente quello che temevo sarebbe accaduto. Eccoli. Ok, perfetto, uno abbattuto. Ok, cerchiamo di avanzare perché sono completamente bloccato qua. Non riesco a fare virtualmente nulla. Resta un medio che possiamo cercare di aggirare. E un altro medio là sotto. Occhio. Dove è andato il bastardo, aspetta. Ok, dannazione. Ok, fuoco, veloci. Ok, abbattuto, ottimo. Che panicume assurdo. Abbiamo subito un po' di danni, ma nulla di troppo grave. Oh, non ce la faccio, non riesco a salire la collinetta. Sprinta. Ok, ottimo lavoro, figlioli. Mio Dio, che panicume. Vediamo un po'. Oh! Bastardo, mi ha di nuovo stordito l'equipaggio. Dobbiamo cercare di avanzare in qualche modo. Da dove poi ci ha sparato? Forse, se siamo fortunati, riusciamo anche a conquistarci la base nemica, che non sarebbe male. Siamo tipo dietro l'angolo. Dov'è? Eccolo laggiù. L'ho visto. C'è già un collega davanti. Bene. Sta attaccando l'artiglieria semovente. Wow, testa di minchia. Ok, non ho subito neanche troppi danni, in effetti. Ah, sempre dietro la collinetta. Eccolo laggiù. Vai. Vediamo un po'. Perfetto. Ok, nemico abbattuto. Una buona volta forse riusciamo a fare qualcosa. Porta, conquistiamo la base nemica e speriamo che non... Qualcuno sta tornando indietro. Occhio. Abbiamo un medio laggiù. Che miseria. Ok, l'ho pigliato in pieno. Collega, non starmi davanti. Dobbiamo resistere per 40 secondi. Preso. No, corazza non perforata. Aspetta. Non riesco a prenderlo così. Ok. Abbiamo un pesante che sta ritornando indietro dalla città. Forse non ce la fa essere qua in 30 secondi. È pesante, ma è anche lento. Porca miseria, il nemico ha ancora 3 carri pesanti, però. Cioè, tecnicamente anche noi non dico nulla. Ancora 2 secondi. Un secondo. E... vittoria, figlioli. Vittoria. Ok, ci è andata molto meglio del previsto, figlioli. Che dite? Facciamo una seconda prova con il RAM 2, che comunque si è comportato bene. Non faceva troppi danni, sempre meglio del carro armato leggero, eh. Ok, io questa mappa non l'ho mai vista prima. Oh mio Dio, ci sono veramente poche zone utilizzabili. Oh no. Ma mi prendete in giro? Direi che ci conviene andare forse in quella direzione. Oddio, il fatto che le montagne siano in mezzo di certo non mi aiuta. E mentre tutti vanno avanti, io vado indietro. Ciao ragazzi, salutatemi il nemico. È stato un piacere essere qua con voi quest'oggi. Però vanno tutti in quella direzione. No, l'Excelsior va da questa parte.
Bravo, no, che figlio di fiori lì. Ah, no, c'è il teschio, come l'ho detto, scusa. E dai, ma vanno tutti. Dai, vai di là. Vai di là. Lo sai che voi tutti qua al centro, come l'ho detto. Allora siamo degli imbecilli. Ce la facciamo? Ce la facciamo? Con molta fatica, ma ce la facciamo? Sembra che alcuni colleghi abbiano adottato una tattica interessante. Attacchiamo il nemico dall'alto. Oh, così proteggiamo indirettamente la base, ma se ci arrivano alle spalle siamo belli che morti. È che io da qua non è che posso fare molto. Rischio di volare di sotto, aspetta. E sembra che i colleghi abbiano cambiato idea. Infatti stanno partendo all'avventura. Wow! Hanno fatto fuori uno di nostri, effettivamente. Non abbiamo iniziato nel migliore dei modi. Sono tutti al di là del castello, Marcondino di Rondello. Ok, va bene, al diavolo. Mi sembrava una buona idea, ma mi butto anch'io nella mischia. Piano. Scrattato via tutta la fiancata. Allorca miseria, abbiamo un pesante in quella direzione. Facciamo attenzione, i nostri colleghi l'hanno danneggiato. Ma di sicuro adesso si aspetterà di essere attaccato da un momento all'altro. Porca miseria, c'è un pesante che è qua davanti, un KV1. E vabbè. Allora ditelo che siamo per morire. Ragazzi, sta arrivando. È letteralmente qua dietro. Porca miseria, qualcuno mi ha individuato. Ok, provo ad attirare l'attenzione del nemico. C'ho paura. Buon salve, scusi. Eccolo lì, eccolo lì. Ragazzi, attaccatelo dall'alto. Dai, attaccatelo dall'alto, forza. C'è anche un cacciacarro lì, avanti. Cosa state aspettando? Oh, aspetta, 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 che se il mio collega lo distrae, io provo un attimino a fargli un leggerissimo scherzone. Ok, non è stata una buona idea. Non è stata decisamente una buona idea. Non gli ho fatto praticamente nulla. Dai ragazzi, siamo 826, forza. Ok, mi metto dietro la rocina perché lui si aspetta che io sia qua dietro. E invece sono un po' più avanti. Aspetta che il mio collega si è buttato a capofitto nell'azione, danno critico, perfetto. Attacca, 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 attacca. Vai, 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 vai. Veloce, veloce, corazza non perforata. Attacca gli cingoli, attacca gli cingoli. Come corazza non colpita, sto attaccando i cingoli io. Ma dai, ma porca di quella miseria. Oh, 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 ce l'ha con me, ce l'ha con me, ce l'ha con me, ce l'ha con me, ce l'ha con me. Per oggi direi che ho dato anche abbastanza. Aspetta un secondo, oddio mio. Avete danneggiato un sacco, aspetta, aspetta, aspetta. Colpiscilo. Corazza non perforata, ovviamente. Aspetta che distraggo il nemico. Ok, l'avete battuto, bravi ragazzuoli. Cioè, abbiamo tutti subito una quantità spropositata di danni. Pertanto sfoghiamo la rabbia repressa distruggendo il trattore e il capanno del contadino di zona. Allora, c'è un carro armato medio in quella direzione. Oh, oh, i nostri pesanti ci sono morti qua. Aspetta, 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 che sta sparando a qualcun altro. Quindi io ne appro... No, no, porca miseria. C'è il carro armato del collega qua che mi sta un attimino incasinando il tutto. Vai. Corazza non colpita, ovviamente, corazza non colpita. Aspetta. Un po' di danni glieli ho fatti. Salve signore, che piacere fare la sua conoscenza. Ottimo. Purtroppo mi hanno colpito comunque, vai. Aspetta, 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 ricarica, ricarica. Ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Ancora un colpo, ancora un colpo, ancora un colpo. Ok, abbattuto. Oh, c'era proprio quella carcassa di carro in mezzo alle balle. Signori, una volta tanto stiamo avendo la meglio. Di solito sono molto, ma molto più sfigato. Allora, avanziamo lentamente verso la base nemica. Gli resta un pesante e due cacciacarri. Ottimo, il pesante è stato abbattuto, quindi gli restano solo i due cacciacarri. E noi abbiamo una leggerissima superiorità numerica, ma proprio leggerissima. Aspetta, 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 aspetta. Oh, colpito alla grande. Ciao caro. Non mi riesci a vedere perché sono in mezzo agli alberi. Ok. Resta solo un'unità nemica, che in verità non è alla base, ma è al centro della mappa. Ah, ok, questa non me la aspettavo. Eccola giù il KV1. Io mi trovavo prima lì sulla collinetta a farmi fare il culo a strisce. La mia vita è una menzogna. Già, c'è solo un piccolo problema. Abbiamo perso le tracce dell'ultimo carro nemico. Dai, non farci perdere tempo così. Non puoi vincere da solo, è impossibile. Guarda, mi devo sfogare sulle strutture della zona. Wow. Ok, era così quando sono arrivato. Ah, era in cima alla collinetta. Ve l'ho detto che potevamo restare lì e avremmo trionfato comunque. Dai ragazzi, un paio di colpi e c'è morto. Forza, forza, forza. Avanzate, siamo 86. Forza che... E levati, non mi ha fatto praticamente nulla. Sparategli, sparategli. C'ho il collega davanti che deve rompere i maroni, ovviamente. Olè, a posto, abbiamo vinto. Ho capito che dobbiamo stare vicini, vicini, ma mi sembra esagerato. Ah, finalmente la vittoria, figlioli, ne avevo bisogno. Così possiamo passare ai carri armati pesanti. Ah, il Churchill 3, piccolo stellino lui. Allora, come ti prepariamo? Direi, beh, ragazzi, velocità di brandeggio, perché è giusto un pochettino grosso sto coso. E vorrei ridurre anche la velocità di puntamento assolutamente. Boh, so che non ne ha troppo bisogno, no, reti mimetiche o mimetismo lascerei stare. Dicevo, so che non ne ha troppo bisogno, ma io una botta alla tempra, meglio che nulla, gliela darei comunque, apposta. Ad ogni modo, figlioli, un carro armato pesante non ha bisogno di presentazioni. Avrà una corazza veramente incredibile, fa un sacco di danni,
Tuttavia ci vuole un sacco di tempo a ricaricare il prossimo proiettile. È lento da far schifo, maronne quanto è lento. E la mimetizzazione fa ridere i polli, non lo nascondi sto coso. Cioè, non prendiamoci in giro. Ok, lo voglio dire fin dall'inizio, era già così quando sono arrivato, ok? Non mi date colpe che non ho. Allora, è una mappa molto aperta, le artiglierie semoventi qua godono come non ci fosse un domani. Il sottoscritto un po' di meno. Colleghi, so che la battaglia dipende da noi, che siamo carri armati pesanti, ma spero non troppo da me, onestamente. Da dove passiamo? Si accettano consigli per gli acquisti? Allora, la maggior parte dei ragazzuoli va in questa direzione. Oh, maronne, scusa, non avevo messo la freccia e tutte cose. Quindi cerchiamo di seguirli e di ripararci dietro a quello che resta della città. Vi dico io dov'è l'inghippo, è che ci sarà un singolo angolino dietro al quale ci nasconderemo tutti 891 dei nostri carri armati. Ok, abbiamo un pesante. Siamo in parecchi con carri armati pesanti, in effetti, Sembra che la maggior parte dei nemici abbia avuto la nostra stessa idea. Dannazione, c'è un carro là davanti. Ho paura che ci possano attaccare dai lati. Come c'è morto il mio collega, cugino e tutte cose? Ok, non abbiamo iniziato nel migliore dei modi. Eccolo là, l'ho visto per una frazione di secondo. Porca miseria, mi sa che l'artiglieria semovente mi ha preso di mira, dannazione. Eccoti, t'ho visto, preso in pieno. Porca miseria, stanno cercando di fare capolino. Dai ragazzi, è colpo di rimbalzo, la mia solita fortuna. Dai, una fortuna mai nella vita, una gioia. Ok, preso in pieno. Signore, era uscito un po' troppo. Il problema è che abbiamo due carri pesanti qua di lato. Non è che mi posso occupare di tutti, però. Siamo in un brutto punto. Riparatemi i cingoli, dannazione. Devo cercare di indietreggiare, ma... non siamo messi bene. È una brutta zona, ragazzi. Ok, questa volta la partita non verte per niente a nostro favore. Wow! Quasi non l'avevo visto. Ok, aspetta che ci sono i pesanti che devono rompere le scatole. Lo so. Aprire il fuoco su di loro. Corazza non perforata. Oh, va bene, una riunione. Ragazzi, è una stracocchio di riunione. C'è anche il medio là davanti. Aspetta. Ma sono tutti qui. Sono tutti qua, veloci. Porca miseria, stavo andando indietro. Ok, quello è morto. Il cugino è ancora decisamente troppo vivo. Posso avere una botta di culo quando volete? Dai, guardate che sfiga assurda. Oh, 71, perfetto. E lui mi ha fatto 120 però. Ok, danno critico ai cingoli, ottimo. Io spero che i colleghi mi stiano parando il culo. Siamo nella M più totale. Non mi stanno parando il culo. Decisamente non mi stanno parando il culo. No, questa non finisce bene. Questa ve lo dico io che non finisce per niente bene. Abbiamo letteralmente un terzo della loro forza, della HP restante, chiamatelo come cazzarola volete. Brutto punto, lo sapevo che non mi piaceva questa zona. Oh, tutti i colleghi sono morti. Oh, ma che fortuna. E resta solo il telone in zona. Wow, e c'è un medio anche di qua, aspetta. Non farò molto, ma è meglio che nulla. Ok, almeno uno l'ho distrutto, mi consolo. Cerchiamo di andare in retromarcia. Orca miseria. No, lo so, ci abbiamo provato. C'era il muretto che mi ha fregato proprio una cifra. Cingoli, riparate tutte cose. Salve signore, che fa di bello. L'ho mancato clamorosamente purtroppo. Non ha senso neanche fuggire perché ormai siamo troppo pochi. Però almeno questo me lo porto nella tomba. Perfetto. Ehi, pesante. No, aia, m'ha fatto un sacco male. M'ha fatto veramente tanto male. Vabbè, tutti qua. Siete tutti qua, bastardoni maledetti. Non riesco. E intanto un altro l'ho portato nella tomba. Meglio che nulla, sono in vita ancora come. La miseria, dai. Aspetta, mira di più. Ce n'è un altro pure laggiù. Aspetta, quello lo piglio. Come l'ho mancato, dai, 20 di vita. Ah, 20 di vita, insomma, ci hai capito. Ce n'è un altro pure qua davanti. Aspetta, l'ho preso. Forse ci siamo uccisi a vicenda. Sul finale ho fatto le stragi, figlioli. Ho fatto veramente le stragi. Oddio, ho fatto veramente una marea di danni. Sono soddisfatto, figlioli, sono molto soddisfatto. L'artiglieria semovente, piccola stellina. Lei sta lontano dalla battaglia e cerca di colpire i nemici individuati dai colleghi. Più facile a dirsi che a farsi. Allora, in questo caso, direi sicuramente di aumentare del 10% la velocità di puntamento, ridurre il tempo di ricarica. Oddio, brandeggiare non è un problema da quel punto di vista, tendenzialmente. Potremmo cercare di ridurre la nostra visibilità con una rete mimetica. In fin dei conti dobbiamo cercare di star nascosti, quindi tanto vale cogliere la palla al balzo. Aspetta, ma siamo in Italia! Oh, che bello, posso difendere la nostra patria natia se trovo un punto buono in cui trincerarmi. Ricordo che questa mappa era un po' fetente perché ci sono 8 milioni di case che abbatterò fra 1,8 secondi. E siamo pronti a partire. Allora, dove ci nascondiamo di bello? Quel cespuglietto mi sta richiamando, in effetti, ragazzi. Dai, ma non si taglia da destra. Ma qui ti ha dato la patente. Signore, lei resta lì?
Ah, ok, si è accorto che doveva fare il proprio lavoro? Ah, non era un cespuglietto, era un olivo? Ma porca la miseria. Allora, non ci sono tanti punti. No, signore, sono l'artiglieria semovente, dovrei andare io in quelle zone. Porti pazienza, si stanno già a bombardare tra di loro. Porca miseria. Scusate, salve, è il mio lavoro. Vediamo un po' se riesco comunque a pigliare qualcuno, ma... Finché loro sono davanti, ragazzi... Sono l'artiglieria semovente, mi state rubando il lavoro. Ma non è possibile. Ma prego, ok, vediamo se mi lascio un buchino. Grazie, Ora, per colpa loro, tutti sanno che stiamo sparando da qua. Ma che buccio incredibile, figlioli. Ok. No, mi buttare di sotto! Testa di minchia! Mi stai buttando... Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. C'hai la mamma su un carro armato leggero? Sei un testa di minchia veramente incredibile. Ma porca la miseria. Certa gente sarebbe veramente da prendere a ceffoni. Allora, questi sono difficili perché ci sono le case davanti, come potete notare. L'avevo detto che l'ambiente urbano... avrebbe complicato parecchio il mio lavoro. Aspetta. E se stai fermo per 1,8 secondi. Niente, ha preso la roccia in pieno. Ma che sfiga. Ah, stavo per correggere il tiro. Quasi sicuramente pigliamo la roccia lì davanti. Non mi ero accorto, in effetti. Però appena mi arrivi qui. Vai. Olè, danno critico ai cingoli. Speriamo che il signore resti lì ancora per qualche secondo. Molto gentilmente. Aspetta che se pigliamo la roccia piango. Wow, ok. Ora stiamo ragionando. Sono in un punto di M per inciso con l'artiglieria semovente. Allora abbiamo un po' di carri qui. Ma ci sono le case davanti. Quindi virtualmente io non gli farò mai e poi mai nulla. Posso provare ma sicuramente piglia. Che bucio incredibile. Se ci riprovo un milione di volte ve lo garantisco che non ci riesco. Vediamo un po'. Vabbè, che doppio bucio incredibile. Vediamo un po' se riesco a prendere il medio. Il medio è fattibile. Bene. Ok, bloccato coi cingoli, perfetto. Adesso però non c'è nessuno che mi controlla la loro posizione. Bravo. Risalì. Ok, stiamo riuscendo veramente a dare fuoco di supporto. Dai ragazzi, che virtualmente fatta. Stiamo letteralmente devastando il mico. No. C'è la casa davanti. Sembra che l'abbiano fatto apposta, sembra che l'abbiano calcolato. Più che altro spero che i miei colleghi ci stiano proteggendo dall'altro lato, perché io sono molto vulnerabile. Vi siete fatti distruggere. Vediamo un po' se posso conquistarmi il punto di vedetta quassù, perché vi giuro mi sono dovuto trincerare in culo all'universo. Ok, forse riesco a far qualcosa sperando che non mi colpiscano. Yay, grazie. Allora, vediamo un po', c'è quel medio. Che mi avete ciulato la kill. Grazie, molto apprezzato. Ok, restano 4 unità sul campo di battaglia. 4 unità nemiche. Bello. Se mi dai ancora mezzo secondo. Pensavo che non si sarebbe fermato poco più avanti. Credo che sarebbe andato avanti. Aspetta. Ci sono. Vai. Ok, ragazzi, ve l'ho bloccato. Ah, non c'è più nessuno, sono morti. Che culo. Ancora un attimo. Fammi correggere il tiro. Vediamo un po'. Perfetto. Stiamo facendo degli ottimi danni a sto punto. I colleghi stanno provando ad avanzare per conquistare la base nemica. No, io qua non posso sparare. C'è una torre davanti a me. Aspetta. Forse qui, ma non... Faccio... Promesso. Cosa ho preso? Un cespuglio, porca la miseria. Dai, gente, è in fin di vita. Dai, ciccio, sparagli. Non posso fare niente io da qui. Ci stanno devastando. Stavamo avendola meglio fino a un secondo fa. Provo, ma... sì, ciaone. Ho perso in pieno la torre. Eccolo qua giù. Niente, ho la casa davanti. Provo, ma... Diremo sicuramente il tetto della casa. Avanza un altro po'. Il nostro cacciacaro sta avanzando e si è fatto fare il culo a strisce. Dannazione. Sì, ce l'ho fatta. Ragazzi, approfittatene. C'è il carro armato medio. No. A chi sparo? Questo para per questo. Vediamo un po' se siamo fortunati. No, era troppo impreciso il colpo. Aspetta che c'è il nostro collega qua sotto. Non mi ero accorto. Collegati, aiuto io. Vediamo un po'. No, non ce la faccio. Mi sta salendo un'ansia assurda. Ok, bravo. E anche l'altro è stato abbattuto. Ok, resta solo l'artiglieria semovente nemica. Che dovrebbe, potrebbe... È da queste parti, o era da queste parti. Ok, restiamo io e quel tizio laggiù. E l'artiglieria semovente nemica non so neanche quanta vita abbia. Ah, 247 tecnicamente, quindi... Dove l'hai vista? Ecco qua. Ce la faccio, la becco io. Dai. Olè! Ce l'ho fatta? Abbiamo vinto? Colpo finale mio?
e non volevano farmi sparare, mi avevano rubato la posizione, le teste di minchia. Buono signori, direi che anche per questo episodio di World of Tanks è tutto. Vi ricordo che se utilizzate il codice che vedete in sovraimpressione in fase di registrazione potrete ottenere dei bonus veramente incredibili. Mi raccomando, cliccate sul link in descrizione per scaricare e giocare gratuitamente a World of Tanks. Vi ricordo che ci sono 700 carri armati, figlioli, 700 veicoli che potrete utilizzare per le vostre avventure, battaglie, per migliaia e migliaia di ore di gioco insieme a tanti altri giocatori in giro per il mondo. Nei commenti ovviamente fatti sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, altrimenti arriva l'artiglieria semovente del telone e noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!